Sì, Gigliola, buonasera a te, buonasera ai telespettatori del TG8. Dicevi bene tu i dati più importanti contenuti all'interno di questo bollettino sanitario diramato, come di consueto, ogni giorno dall'assessorato regionale alla sanità. Noi siamo con la telecamera di Andrea Berardinelli proprio a Pescara, davanti alla sede dell'assessorato. Dicevamo, i dati più importanti sono questi: 224 nuovi positivi e 17 nuovi decessi. Ma veniamo al dettaglio e diciamo alle specifiche di questo bollettino, a partire proprio dal numero dei nuovi positivi, 224 di età compresa tra 1 e 97 anni. I nuovi positivi con età inferiore a 19 anni sono in tutto 45. I 224 positivi di oggi sono stati individuati su 3.002 tamponi molecolari effettuati e 582 tamponi rapidi, e questo porta una percentuale di positività pari al 6,2%. Di questi 224 nuovi positivi, la provincia che fa registrare il maggior numero di nuovi contagi è quella di Chieti, che segna un più 116, seguita dalla provincia dell'Aquila, dove si registrano più 43 nuovi positivi. Poi c'è la provincia di Pescara con un più 34, infine quella di Teramo che registra 31 nuovi positivi nel bollettino di oggi. I deceduti, dicevi bene, purtroppo sono 17, di età compresa tra 61 e 102 anni. 5 di questi 17 decessi fanno riferimento ai giorni scorsi, ma sono stati comunicati soltanto nell'odierno bollettino dalle ASL di riferimento. Il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza sale dunque a 2.100. Le note invece più allegre di questo bollettino riguardano i dimessi guariti, che fanno registrare oggi più 311 guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10.562, e qui c'è una flessione, c'è un meno 104 da registrare in questa voce. Gli ospedalizzati invece in tutta la regione per Covid sono 620, il dato qui registra un più 7. In terapia intensiva i posti occupati in tutta la regione sono 78, con un nuovo ricovero in più per questo bollettino, quindi un posto in più occupato, a fronte di 6 nuovi ricoveri. Però il totale dei posti occupati, dicevamo, in terapia intensiva comunque è di 78. E poi infine ci sono le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, che sono 9.864, meno 112 in questi dati che vi abbiamo voluto riassumere proprio qui da Pescara. E quindi, Gigliola, questo in sintesi un po' il racconto del bollettino sanitario. Ci sono ovviamente sul nostro sito internet www.rete8.it ulteriori dettagli più specifici, insomma, che riguardano anche le singole province. Ma se non hai domande, diciamo da studio che possiamo restituirti la linea, io e Andrea Berardinelli.